A sole 24 ore dall'arrivo ad Arezzo in via Ricasoli della Tirreno Adriatico, arriva l'ennesimo invito da parte della comandante della Polizia Municipale ad una felice risoluzione di questa difficile vertenza. Dopo l'annuncio della conferma dello sciopero in occasione della tappa dei vigili aretini, la comandante ci tiene comunque a rassicurare la cittadinanza che grazie a volontari e forze dell'ordine la situazione sarà sotto controllo. Tanti i divieti e le modifiche al traffico e alla sosta, e l'invito è quello di andarsele a consultare anche nel sito del Comune di Arezzo. Tutte le disposizioni, comprese quelle sul trasporto pubblico e i parcheggi, saranno in vigore dalle 13 alle 17 di venerdì 14 marzo. Purtroppo le organizzazioni sindacali hanno confermato questa proclamazione dello sciopero. Noi, a prescindere dal fatto che ci stiamo organizzando per far fronte comunque a questo evento così importante come la Tirreno Adriatica, ovviamente stiamo anche cercando di risolvere comunque i problemi più di carattere pratico, diciamo, che sono oggetto di questa controversia. Con l'auspicio che comunque i problemi possano essere risolti con una ripresa di un dialogo e di una collaborazione reciproca. Tra l'altro sì, io credo che se ci si mette a un tavolo e si ascoltano le cose con armonia si possa arrivare anche in realtà alla conclusione. Sì, questo è quello che dovrebbe accadere e mi auguro che nei prossimi giorni possa accadere veramente.